non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità. Quale verità? Che il cucchiaio non esiste. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso. Sale. Ma che significa? È necessario. Dobbiamo proteggerci. Da cosa? Da te. Via la camicia. Cosa? Fermati. Adesso stammi bene a sentire. Non c'è tempo per giochini e indovinelli. In questo momento c'è una sola regola. O la nostra via, o vai fuori dai piedi. Me ne vado. Aspetta, Nino. Ti prego, fidati di me. E perché? Perché quello che c'è là fuori già lo conosci. È come quella strada. Sai esattamente dove porta. E io so che non è qui che tu vuoi stare. È stata una lunga attesa. Lunga ed estenuante. Ti do il benvenuto, Neo. Prego, vieni. Tu credi nel destino, Neo? No. Perché no? Perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita. Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E se da un sogno così non ti dovessi più svegliare, come potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà?
No, non può essere. Essere cosa? Essere vero? Devi lasciarti tutto dietro, Neo. Paura, dubbio, scetticismo. Sgombra la tua mente. Fantastico. Allora, nessun problema. Sgombro la mente. Sgombro la mente. Facilissimo, uno scherzo. Perché ti ho battuto? Tu davvero pensi che il mio essere più forte o più veloce sia legato soprattutto ai miei muscoli? Sei più veloce di così. Non pensare di esserlo, convinciti di esserlo. Smettila di provare a colpirmi, colpiscimi! Sai cosa dice quella scritta? Conosci te stesso. Voglio confidarti un piccolo segreto. Essere l'eletto è come essere innamorato. Nessuno può dire se sei innamorato, lo sai solo tu. Te ne accorgi per istinto. So che cosa cerchi di fare. Cerco di aprirti la mente, Neo, ma posso solo indicarti la soglia. Sei tu quello che la deve attraversare.